Eccoci, siamo di nuovo qui e parliamo di cannabis. Parliamo dell'utilizzo della cannabis come terapia contro il dolore fibromialgico, quindi per la sindrome fibromialgica. Dottor Attilio Calvanese, Buonasera. Ciao esperto, a di tutti. cannabis, ciao. Ma insomma, essere esperti di cannabis è una parola difficile, in quanto l'arrivo in medicina della cannabis nella nuova era della cannabis, perché ricordiamo che la cannabis fa parte della storia della medicina, però per molto tempo, per pregiudizio o cattiva conoscenza, è stata un po' chiuso in un armadio. Alcuni medici, a partire dall'inizio, diciamo, del 2010 in Italia, fino al 2015, quando è stata sancita una legge, il rientro e la legittimità della prescrizione terapeutica della cannabis, diciamo, per molto tempo appunto è rimasta negli armadi. Pochi medici l'hanno riscoperta, e quindi parlare di esperienza, diciamo, non superiore ai 20 anni, diciamo, è un po'. L'hai studiata tanto e hai visto Questo che. sì, questo sì, mi ha appassionato, diciamo, a partire dal 2018-2019, mi ha appassionato tanto, insomma, e Hai negli fatto ultimi, il colloquio. diciamo, 4-5 anni ho fatto anch'io un po' di strada, diciamo. Ma Esatto. soprattutto mi fa piacere che abbiano fatto strada i pazienti e soprattutto abbia fatto strada verso l'oblio il dolore di molti pazienti. Eh sì, ma quindi quanti anni sono che tu, dottor Attilio Calvanese, ti occupi proprio della cannabis? Una decina? Diciamo che effettivamente sono 4 anni, 4 anni, 4 anni, pensavo di quattro più. anni. No, no, Pensavo no. di Ma più. diciamo che Ah, la legge della cannabis effettiva risale al 2015, quindi prima del 2015 era un po' abusivo prescrivere cannabis. Quindi diciamo che Ok. la cannabis terapeutica in Italia non ha più, diciamo, di 12 anni. Ah, ecco, infatti, Almeno quindi. dal punto di vista legale, legale. Esatto. Però insomma, come perché tu ti occupi anche di malattie, di cure palliative, quindi Sì, quando il dolore certamente, è troppo certamente. Infatti, io forte, penso che una prossima non nostra basta. riunione la faremo su quell'altro aspetto fondamentale della cannabis terapeutica, che sono le cure palliative. Proprio Esatto. oggi, mi sono imbattuto in una paziente che già aveva iniziato, anche al di fuori del nostro discorso dell'OSD cure palliative domiciliari di Napoli, in un percorso in un'altra ASL, un percorso virtuoso, diciamo, con la cannabis terapeutica. Il marito diceva infatti che la moglie, da quando affetta da cappapolmone con metastasi diffuse, da quando aveva iniziato la cannabis terapeutica, aveva avuto tutto un altro aspetto, anche dal punto di vista proprio della espressione, anche del tono dell'umore, se vogliamo, cioè questa depressione che aveva accompagnato fin Credo. dall'inizio la diagnosi e poi l'evoluzione clinica della malattia neoplastica. Con l'introduzione della cannabis, i dolori si erano molto attenuati, ma soprattutto la paziente aveva riscoperto anche una certa positività del tono dell'umore che prima non aveva. Ma infatti io credo, soprattutto quando si parla di fibromialgia, sai che è una sindrome che mi appassiona molto, anzi saluto gli amici di Libellula Libera e comunque delle associazioni. Che appunto la fibromialgia, insomma, era stata anche inserita, sottovalutata, avvicinata a una malattia psichiatrica, forse perché è talmente forte il dolore che uno non sa dove sbattere la testa. Ma diciamo che la fibromialgia ha un aspetto positivo e negativo nello stesso tempo. L'aspetto positivo è che non determina alterazioni visibili, cioè il paziente non cambia colore della pelle, No. non caccia lesioni evidenziabili né sulla pelle né negli organi interni. Ma questo è anche un limite, perché il fatto che non manifesti particolari segni, che sono quello che uno può obiettivare, ma solo moltissimi sintomi, fa pensare che sia un po' un fissato, uno psicopatico, che si inventi questi dolori che poi non hanno un Esatto. corrispettivo visibile. Poi invece realmente è proprio una malattia a tutti gli effetti, Sì, una invalidante. malattia a tutti gli effetti, una malattia soprattutto il paziente fibromialgico merita un grande rispetto.
perché certo. Un paziente che soffre dalla mattina alla sera, anzi anche di notte, perché non dimentichiamo che uno dei punti maggiormente dolenti della fibromialgia è il riposo notturno, ed è quasi costante, cioè quando il paziente ha questa insonnia costante associata al dolore. Perché non riesce a riposare, non riesce ad addormentarti. Sì, è il fatto di non poter recuperare, perché sonno, ricordiamoci, non è un caso, non sono delle ore che il Padre Eterno ha deciso di sottrarre alla vita diurna, ma sono delle ore che sono necessarie al nostro corpo per poter rigenerarsi. Rigenerarsi, certo, insomma, perché poi dopo... la mancanza di questa rigenerazione poi diventa un circolo vizioso che alimenta, diciamo, quelle che sono disfunzioni che poi sono tipiche, insomma, della fibromialgia. Ok, tu dicevi che all'inizio della cannabis, insomma, si sapeva e non si sapeva, la gente comunque non era completamente favorevole, c'era appunto questo pregiudizio. Cos'è cambiato oggi? Ma innanzitutto è cambiato moltissimo, cioè il pregiudizio ci sta sempre, però riguarda una piccola fascia della popolazione che non è ancora istruita, che ancora ritiene che parlare di cannabis equivalga al parlare di qualcosa per i giovani, di voluttuario. Infatti la prima cosa che l'altro giorno una signora che ha 70 anni ha detto: dottore, ma lei mi parla di questa cannabis, ma io ho 70 anni. Ho detto: signore, beh, io penso che sia una medicina più per i giovani. Signora, ma perché, scusa? La si lega a una droga. Ma io anzi posso qua affermare, ma lo dico, che in realtà io gli effetti collaterali maggiori li ho nei pazienti più giovani, non nei pazienti più anziani. La cannabis, la mia paziente più anziana, ha 97 anni. Ah, però. E la utilizza per quale motivo? Lei in particolare ebbe qualche anno fa una nevralgia, cioè ha avuto un herpes zoster che poi si è trasformato abbastanza esteso in una nevralgia post-herpetica abbastanza refrattaria. Quindi su questa signora è stato provato di tutto. Alla fine il medico di famiglia con il figlio ha detto: ma avevano letto, insomma, della cannabis, sono stato contattato, e praticamente abbiamo iniziato da circa un anno e mezzo. Insomma, la signora risponde abbastanza bene, senza pochissimi effetti collaterali. Abbiamo scelto quali possono essere attivi, ma gli effetti collaterali gli effetti collaterali della cannabis ricordano quelli dell'alcol, cioè quindi questa sorta di torpore psichico, spesso anche piacevole, perché diciamo che chi si è fatto una canna sa benissimo quali sono i sindomi che ha sperimentato. Quindi ok, ci sono proprio sonnolenza e poi, diciamo, questa sensazione di appagamento, diciamo, dei sensi, un po' di stonamento, qualche volta può girare un po' francamente la testa, ma niente più di questo. Però a differenza dell'alcol, che spappola il fegato, spappola il cervello, e che se ne dica, gli studi recenti più accreditati hanno dimostrato che la cannabis non è assolutamente dannosa né per l'organo encefalico né per l'organo epatico, e soprattutto per l'uso terapeutico della cannabis. Non dimentichiamo che l'uso terapeutico della cannabis prevede l'uso orale o l'uso per vaporizzazione, non prevede il fumo della cannabis è altra cosa. Tra l'altro la cannabis fumata è cancerogena, quando può essere cancerogeno il tabacco, quando può essere cancerogena anche la cicoria fumata, cioè qualsiasi erba essiccata fumata produce delle sostanze tossiche per il polmone e anche cancerogeno. La cannabis non, però noi stiamo parlando di un uso orale della cannabis. Ok, quindi che sono in gocce. Tra l'altro l'uso orale della cannabis prevede, purtroppo ancora solo in alcuni pochi tumori sperimentati, però c'è veramente un nostro vanto nazionale che si è fatto strada nella ricerca nel Regno Unito, adesso sta aperto in Australia, che è Marco Palasca. Sono 20 anni che sta studiando i recettori delle cellule neoplastiche, i recettori cannabinoidi, e ha dimostrato che molti recettori cannabinoidi vanno a inibire l'espressione di alcune G-protein necessarie alle cellule tumorali per replicarsi. Quindi alcune sostanze presenti nella carne vanno a bloccare selettivamente questi recettori e quindi bloccano, andano in apoptosi la cellula neoplastica. Questo vale soprattutto in due tumori, che poi sono due big killer,
l'adenocarcinoma pancreatico, il glioblastoma multiforme, il famoso tumore al cervello. Quindi sono tumori abbastanza presenti, anche abbastanza frequenti nella popolazione generale. E io, insomma, spero anche che la famiglia sia all'ascolto, o tengo in vita da quasi 2 anni e mezzo un paziente della mia città con un carcinoma pancreatico in cui era stata una prognosi non superiore ai 6 mesi. Il paziente è praticamente asintomatico e si alimenta con la cannabis, sì. Con estratti altamente concentrati di CBD. Vabbè, questo poi è un argomento di cui parleremo anche poi più tardi. Oggi vogliamo parlare più della fibromialgia. Se così fosse, veramente meraviglioso, cioè veramente sarebbe un'altra pagina di storia, ecco, di fiducia, di speranza. Allora, torniamo invece alla cannabis nella fibromialgia. Perché sì, avevamo detto stasera parliamo un po' di questo. Anzi, fra le altre cose ho visto, saluto Francesco Piccerillo, ciao Francesco, lui è il presidente, ciao appunto, Francesco, di Cellula Libera. E benvengano le associazioni che danno parola ai pazienti fibromialgici. Esatto, esatto. Infatti Antonella, per esempio, lei è una fibromialgica. Io ricordo che in una diretta precedente mi aveva detto che diceva che alla mattina talvolta al suo risveglio diceva, cioè passava delle notti insonne proprio per un fortissimo dolore, e talvolta insomma anche lo svegliarsi diventa ancora più faticoso. Io posso affermare una cosa a proposito di cannabis, che forse il primo sintomo che viene attenuato, sintomo negativo, è l'insonnia, poi viene anche il dolore. Anche perché noi perché su tutte le cannabis con contenuti di THC non andiamo a sfruttare un effetto collaterale come effetto positivo. L'effetto collaterale è la sonnolenza. Quindi il ritmo di somministrazione inizia proprio dalle ore serali, cioè si incrementa la somministrazione serale per sfruttare come positivo l'effetto negativo che darebbe su una persona non insonne, che è della sonnolenza. Quindi la prima cosa che la paziente sperimenta è il fatto di dormire meglio. Poi inizia anche, man mano che aumenta l'incremento di dosaggio, anche l'azione sul dolore. Ok, in che modo interagisce sul dolore? Cioè, cos'è che muove il fattore che poi dopo la paziente non soffra più o soffra meno? Ma diciamo che la neurofisiopatologia del dolore è complessa, anche descrivere in termini semplicistici come agisce la cannabis è difficile. Diciamo che la cannabis agisce favorendo, incrementando quelli che sono gli aspetti positivi di un sistema che noi abbiamo tutti quanti nel nostro organismo, che è il sistema endocannabinoide. Cioè un sistema endocannabinoide è presente praticamente in tutti i tessuti e gli apparati, ed è un sistema che ha iniziato l'evoluzione della vita su questo mondo. Cioè, noi a Napoli abbiamo un istituto per la ricerca sugli organismi marini, l'istituto DORN, che è un vanto nel mondo, e i ricercatori dell'istituto DORN hanno scoperto che il sistema endocannabinoide addirittura è presente su organismi molto poco evoluti come i coralli, i celenterati, i molluschi, eccetera. Quindi probabilmente il sistema endocannabinoide e con i suoi recettori, le sue molecole, è comparsa anni e anni, cioè migliaia di anni prima che comparisse sulla terra la cannabis. Cioè la cannabis, come l'oppio, non fa altro che agire su dei recettori, fortuitamente su dei recettori che sono già presenti nel nostro organismo, se no non potrebbe agire. E questo aiuta a lenire il dolore. Sì, ma ci sono delle parti del corpo dove prende meglio, perché insomma sappiamo la fibromialgia crea dolori muscoloscheletrici su tutto il corpo praticamente. Dov'è che agisce di più la cannabis? La cannabis ovviamente agisce su tutti i vari checkpoint del sistema del dolore. Il sistema del dolore, diciamo che se vogliamo proprio la fibromialgia alla fine è una grossa alterazione di quel sistema che trasporta e processa gli stimoli dolorosi, il sistema, diciamo, nocicettivo. La cannabis va ad agire probabilmente potenziando i sistemi di blocco e potenziamento dell'inibizione. Cioè, in realtà, quello che viene meno nel soggetto fibromialgico, un po' nei soggetti che soffrono di dolore cronico, quando il dolore diventa malattia, è che il dolore lo sentono di più in quanto vengono meno i processi di filtro e di blocco del dolore. Noi abbiamo dei sistemi, oltre il sistema che
dal midollo spinale porta verso le stazioni talamiche ed encefaliche, le sensazioni dolorifiche, abbiamo dei sistemi che da vari livelli del cervello, del sistema nervoso centrale, scendono come se fossero le truppe che cercano di bloccare l'eccesso male. Dolorosi che arrivano. Questo è il sistema che viene meno e che vacilla nel soggetto fibromialgico, nel soggetto che è affetto da dolore cronico, e probabilmente la cannabis può potenziare proprio questi sistemi. Però diciamo che arrivare a farsi prescrivere, poi magari se fosse anche mutuabile sarebbe... Ma diciamo che in Campania è mutuabile, per esempio, sì, nei soggetti però... predisposti, insomma, prescritti. Allora, per esempio, scriveva... C'è una filiera che bisogna un attimo rispettare, ecco. Esatto, per esempio... Anzi, la cannabis, devo dire, in Campania... La fibromialgica certificata io debba pagare 90 euro. Cioè... Perché purtroppo il federalismo regionale esiste, ma esiste in maniera sbagliata. Cioè c'è stata questa legge quadro del 2015 che è stata recepita nelle varie regioni in maniera diversa. Io devo dire la verità, la regione Campania è stata recepita abbastanza bene. Nel 2019 è stata fatta una buona legge sulla cannabis, in altre regioni, per quello che ho sentito, no. Esatto, quindi diciamo che ci si arriverà. Ci si arriverà piano piano, però per esempio mi dicevano che, ad esempio in Friuli, che fino a quest'anno la cannabis in estratti, cioè negli cosiddetti oli, non poteva essere prescritta, per cui addirittura ci si ricorreva a dei piccoli artifici, cioè di mettere l'erba essiccata sulla Nutella e farla riscaldare nel microonde per ottenere una resa, anziché adesso anche gli estratti in olio sono stati finalmente ammessi. Vabbè, questa è una cosa buona, però io sto pensando appunto alle persone che magari non riescono, perché vivono in un paese dove insomma la regione non ha accettato questa situazione, quindi devono pagare fior fiori di soldi. Non c'è modo per bypassare questa cosa? Cioè non si può andare a farsi purtroppo fare... I piani terapeutici, la cannabis non è stata ancora riconosciuta come una sostanza salvavita, tant'è vero che quando durante il lockdown ci fu la proroga automatica dei piani terapeutici per la cannabis, questo non è stato previsto. Né è possibile in questo momento, per esempio, un paziente della Puglia che viene in Campania, esatto, possiamo prescrivergli un piano terapeutico che valga anche nella sua regione. Quindi ogni regione deve avere il suo medico, sì. Quindi va e si deve far fare la prescrizione e quant'altro. Ok, va bene. Dopodiché uno, una volta che gli si fa il piano terapeutico, deve andare in una farmacia a farsi galenica. Diciamo, in realtà quasi tutte le regioni si sono attrezzate. All'inizio erano delle poche farmacie ospedaliere che provvedevano a questa cosa. Adesso in quasi tutte le regioni ci si rivolge a delle farmacie autorizzate, però esterne agli ospedali, quindi le farmacie territoriali, okay, specializzate in galenica. Però insomma ci sono, si sta un pochino, tu hai detto sono 4 anni che insomma ti occupi di cannabis e in 4 anni sono successe tante cose. Sì, sono, quindi, diciamo che devo dire la verità, alcune cose sono state anche in qualche modo smussate nel senso positivo, cioè qualche, ad esempio, ne faccio un esempio. Prima era obbligatorio per il medico indicare il metodo di estrazione, però c'erano alcune farmacie che avevano un metodo di estrazione e altre no. Per cui il paziente andava, no, però non lo facciamo in un'altra maniera. E questo era un documento. Io poi, d'altra parte, a me mi interessa che la farmacia mi realizzi un estratto in una certa maniera, che poi lo estragga con il metodo A, il metodo C, mi interessa poco. Per cui nell'allegato 3, della regione Campania è stato soppresso il metodo di estrazione, cioè è il farmacista che deve conoscere il suo metodo migliore per ottenere quello che il medico vuole e quello che è migliore per il paziente. Non devo essere io indicato. All'inizio parte dal medico, sì. E ogni regione ha un Attilio Calvanese, mi domando io. Sì, diciamo che ci sono delle associazioni di pazienti che fanno uso di cannabis, si sono consociate per cercare anche di creare dei siti internet o comunque delle forme social di gruppi in cui vengono raccomandati i medici esperti in ogni regione.
Dove lo troviamo? Dimmi qual è un per esempio il comitato pazienti cannabis medica che fa capo alla siciliana Santa Sarta. No, aspetta, ok, cos'è che devo scrivere? C'è un www. Comitato pazienti cannabis medica, se non sbaglio. Oppure Santa Sarta, che è la sua, la segretaria a livello nazionale. Comitato. Santa Sarta mi è vicina perché è una paziente terapeutica. Terapeutica. Sì. È un sito internet. Sì. .it sarà. No, ci sta la pagina Facebook comunque. Ah, è una pagina Facebook. Sì, ci sta anche il sito. Il sito non me lo ricordo, però c'è la pagina Facebook sicuramente. No, lo cercheranno, ok? Pagina Facebook, lo scrivo. Pagina Facebook. Così almeno lo salviamo e lo mettiamo qui, così... Comitato pazienti e cannabis terapeutica. Sì, c'è scritto terapeutica, ma è terapeutica. Sì, allora, sì. L'ho scritto male io. Sì. Va bene. Allora, ma facciamo un percorso. Tu mi hai mandato delle slide, mi hai mandato delle foto, perché la cannabis non è altro che una meravigliosa foglia. È una meravigliosa pianta che ha delle sommità fiorite, e proprio sulle sommità fiorite si trovano questi fiori, di cui ci interessano soprattutto i fiori femminili, perché i fiori maschili sono poveri di queste sostanze preziose che la natura ha creato, e sono quindi i tricomi dei fiori femminili che emettono queste sostanze oleose. Qua è una cosa per dire, come il pregiudizio insomma poi ci ha fatto dimenticare, questa è una pianta di cannabis che fa la sua bella mostra nel Duomo di Monreale a Palermo, e si vede che Gesù che guarisce nei suoi miracoli i ciechi di Gerico. Quindi la cannabis non era una pianta maledetta all'epoca di Gesù, probabilmente Gesù l'aveva impiegata anche per compiere i suoi miracoli. Esatto, intendo dire. La cattiva interpretazione, il cattivo uso di qualcuno e la cattiva interpretazione di qualcun altro che l'ha demonizzata. Eppure proprio con Gesù sappiamo che molte prostitute sono poi diventate sante, alcune sante sono diventate, però diciamo che in realtà niente è assolutamente negativo e niente è assolutamente positivo. No, ma poi soprattutto in natura, soprattutto le erbe, se lavorate bene, sappiamo che danno molto. Io penso che tutto quello che ha creato il Padre Eterno sia positivo, poi sta a noi interpretarlo, usarlo in maniera diversa. Qua parliamo appunto di THC e CBD. La cosa interessante è che per tanti anni tutti guardavano le persone che facevano uso della cannabis, ma nessuno si era mai interessato di capire perché la cannabis aveva determinati effetti sull'uomo o sugli animali. Alla fine degli anni 60, un chimico israeliano che ha aperto la strada, chiaramente perché con la conoscenza dei principi attivi della chimica della cannabis ci ha permesso poi di aprire un mondo, che Mechoulam ci ha permesso di identificare il principale fattore psicoattivo della cannabis, che è il THC, ed è uno dei principali anche fattori che noi utilizziamo nella terapia del dolore. L'altro invece è il CBD o cannabidiolo, mentre il THC è la sigla di tetraidrocannabinolo. Per chi soffre di attacchi di panico, il THC presente nella somministrazione può essere controindicato? No, dovrebbe. Diciamo che c'è un distinguo. Purtroppo, effettivamente, alcuni soggetti ansiosi col THC elevato possono aumentare il loro livello di ansia, ma non è da generalizzare. Bene, allora io farei una piccola sperimentazione prima di dire no, non è per te la cannabis. Alcuni non hanno una maggiore incidenza. È strano, perché dicevi che comunque io non mi sono mai fatta una canna, sì. Quindi non so che cosa provochi, però so cosa provoca per esempio un ansiolitico. Sì. Allora io penso, se comunque la canna ti aiuta, se una canna ti aiuta ad avere più un'azione tranquillante, sì. Come fa la cannabis a farmi aumentare gli attacchi di panico? Ci sono alcuni, come un po' il caffè per noi napoletani. Il caffè a noi ci distende, ci fa digerire meglio la maggior parte dei casi. Allora qualcuno, come il famoso film di Troisi, no, grazie, il caffè mi rende nervoso.
o determinare, eccitare determinati circuiti. Lo provo e faccio prima. E appunto dicevi che gli effetti collaterali non ci sono per i fibromialgici, ma per altre patologie, chiede Antonella, ci possono... Allora, non ci sono controindicazioni a mio avviso assolute, ci sono controindicazioni relative. Le principali controindicazioni sono di origine cardiovascolare, ma nel senso che la cannabis ha due effetti sul cuore e sui vasi. Tende a dare all'inizio un po' di tachicardia. Quindi soggetti che hanno già, non so, la fibrillazione atriale o una tachicardia sinusale potrebbe peggiorare. Parliamo di cannabis con contenuti di THC. Un'altra cosa è che la cannabis non fa aumentare la pressione arteriosa in genere, ma la può ridurre. Quindi soggetti fortemente ipotesi, qualche volta sotto testate, possono un po' soffrire se fanno uso di cannabis. Poi c'è un'altra controindicazione che riguarda i soggetti che fanno gli anticoagulanti orali, ma soprattutto il famoso Coumadin, perché l'INR può essere modificato per alcuni effetti interferenziali dei cannabinoidi. Poi ci sono delle controindicazioni con alcuni farmaci, con l'uso di alcuni farmaci. Per esempio gli antidepressivi triciclici possono qualche volta fare un po' a cazzotti con la cannabis, ma soprattutto abbiamo osservato qualche cosa riguardo l'azitromicina. L'azitromicina è un farmaco che è stato molto utilizzato oggi nei protocolli per il Covid. Ho avuto qualche effetto collaterale in più da cannabis, da THC, nei soggetti che avevano preso il Covid o si sospettava di aver preso il Covid e i loro medici gli avevano dato l'azitromicina. L'azitromicina può rallentare il metabolismo del THC, quindi si può avere una maggiore concentrazione di THC e quindi un effetto di stordimento, stonamento, cioè gli effetti di un po' di più rispetto alla norma. Io sto pensando, ma uno che si fa una canna, non stiamo parlando di cannabis terapeutico, sì. Uno si fa una canna e magari ha qualcuno dei problemi che hai elencato, quindi può diventare pericoloso? Diciamo che qualche volta sì, però vi posso dire che in realtà da una casistica statunitense recentemente che ha riguardato gli accessi nei pronti soccorsi delle principali città americane, si è visto che i soggetti, quando si andava a vedere l'anamnesi tossicodipendenza o comunque uso no, di sostanze stupefacenti, l'uso della cannabis si correlava a minore incidenza di eventi avversi gravi rispetto a tutti gli altri. Quindi diciamo che sicuramente è tra le sostanze di uso abusivo quella che dà meno problemi. Va bene, perché infatti tutti dicono legalizziamola, i ragazzi, no? Che dicono bisogna legalizzare le droghe leggere, però tu mi stai dicendo cose, per esempio, per chi è tachicardico, per chi soffre di pressione, ci sono delle situazioni che comunque potrebbero mettere, non dico proprio... Allora, io consiglio per la cannabis di non fare mai il fai da te. Bravo. Di comunque a un medico che abbia una minima esperienza. Esatto, quindi, ed era proprio lì che volevo arrivare, quindi l'importanza anche in questo caso sempre di farsi vedere da un medico, ma da uno bravo, sai quando si dice fatti vedere ma da uno bravo. Diciamo che abbia una minima esperienza, che soprattutto se rassicuri il paziente, perché in realtà io ho visto, soprattutto all'inizio, non tanto perché ormai anche i medici base stanno iniziando a conoscere, perché chiaramente sono tanti i pazienti adesso che si curano con la cannabis. Però già quando abbiamo iniziato nel 2019, cioè al primo sintomo così, che non si poteva interpretare la reazione di causa effetto con la cannabis, il medico di base, no, smettete signora, no, non è cosa, no? Io vi consiglio di smettere. E molti, insomma, infatti c'è stata adesso una paziente che dopo a distanza di 3 anni ha ricominciato, perché ha ripreso il coraggio, ha cambiato il medico di famiglia. Ha riprovato. E diciamo, infatti è stata 6-7 mesi in cura e sta avendo anche effetti abbastanza positivi. Però, per esempio, Antonella, io so che lei soffre veramente tanto per la fibromialgia e dice che comunque soffre sia di tachicardia che di extrasistole. Per esempio, lei è un paziente che potrebbe utilizzarla la cannabis? Allora, in realtà, come ho detto, questi fenomeni sono legati al THC. Lei potrebbe usare una cannabis all'inizio a basso contenuto di THC come il bedrolite. Il bedrolite in alcune regioni, per esempio la regione Campania, ha messa anche la mutuabilità. C'è solo l'1% di THC, che è molto basso. Diciamo che è come una cannabis decaffeinata.
Ah, e quindi, praticamente contiene solo CBD, e anzi io per esempio in oncologia la utilizzo molto per sfruttare l'effetto del CBD. Nel Lazio per esempio una, non lo so. Nel Lazio. E questi sono, questi sono i punti dolenti, per il caso di dire, della fibromialgia, cioè i famosi tender points, che in realtà sono stati un po' ridimensionati dalle ultime classificazioni, cioè in realtà quelle che sono le zone in cui il tender points si può definire un po' l'epicentro, sono in realtà delle zone, cioè in realtà se la mano del medico viene posta anche a 4-5 centimetri dal punto classico del tender, lì è positivo, si può ammettere una positività comunque di quella zona, quindi dai 18, cioè dalle 9 coppie di tender point si è passate a 19 zone di dolorabilità che associate a sintomi caratteristici tipo insonnia, alterazione del tono dell'umore, disturbi gastroenterici eccetera, permette di porre poi la diagnosi di fibromialgia, non solo la diagnosi di fibromialgia, di porre anche in essere la valutazione degli indici di attività di questa malattia, che comunque tipo l'indice WPI, cioè del Widespread Pain Inventory o Index, cioè dell'indice del dolore diffuso, cioè più aree abbiamo e più intenso il dolore, più la malattia attiva. Eh certo, e abbiamo visto, insomma, la rivediamo, sì. Sia davanti che dietro, ragazzi, ti prendo ovunque. In realtà, come si vede, il lato B è più ricco del lato A. Sì. Cioè in effetti i tender points tendono ad essere più ricchi nella zona posteriore del dorso, parte posteriore del collo rispetto all'anteriorità. Questo, diciamo, è spesso un vizio di chi si occupa molto di fibromialgia, di visitare la paziente prima sul lato posteriore e poi passare al lato anteriore. Allora, dice, aspetta, che vediamo cosa dice Cosimo. No, si chiama Cosimo, ma è una donna. Rimasta senza gocce per problemi nella spedizione, cosa avrei potuto prendere? Potevo utilizzare questo farmaco in vendita nei tabaccai? Dai tabaccai. Allora, il problema, questo mi piace questa domanda, perché mi permette di parlare di un aspetto. Cioè, l'Italia è un paese strano, in cui noi andiamo a proibire il proibibile, e liberalizziamo il non proibito, cioè vuol dire che tutto quello che non è proibito però non me lo vado a controllare sulla sua qualità. L'importante è che tu non mi metti, cioè faccio un esempio, se nel vino proibisco l'alcol, tutto il resto che c'è nel vino, per me tutto quello che ci puoi mettere, pure la benzina al posto dell'acqua, l'importante è che non mi metti l'alcol. Ecco, allora il problema è questo, che l'eccessiva liberalizzazione e il fatto che la cannabis per uso orale in questi non sia stata ben interpretata dal legislatore ha permesso una serie di abusi, cioè si vende per CBD puro, quello che non è CBD, olio di cannabis o qualche altra schifezza, perché nessuno va a testare. Mentre il prodotto che deve vendere il farmacista deve avere due analisi, una da parte del farmacista, un'altra da parte dell'università. Questo spiega perché tra l'arrivo della ricetta del medico in farmacia passano anche 8-9 giorni, perché poi un campione va rititolato all'università. Questi prodotti che vengono venduti per strada non hanno questa titolazione, non vengono analizzati in HPLC, che è un macchinario che permette negli estratti in olio di determinare con estrema precisione il proprio contenuto. C'è un'unica azienda in Italia, non faccio il nome, che praticamente fa questo lavoro. Mettete un più sulla tua sinistra, perché sì, diciamo... mi vedo pure io. No dall'altra bene. Parte proprio. Ecco. Oh, ti vedo meglio. Ho capito, quindi fermarsi dal tabaccaio è meglio comprare le caramelle. No, assolutamente. Cioè dal tabaccaio si vendono solo cose cattive. A cominciare dai. Caramelle marche da bollo, cioè cose che, vabbè, tutte cose un po' negative. Io faccio da me, non mi ubriaco più, fumo meno tabacco, non uso medicinali come psicofarmaci o ansiolitici e soprattutto non mi distrae alle vere droghe come la cocaina e l'eroina. Vabbè, diciamo che poi ci stanno i fai dati, cioè nel vabbè. Senso, io per esempio non nego che sono quasi un ex fumatore di sigari. Aspettano. E sì. Ogni tanto fumo un po' di cannabis light.
A me l'odore della canna proprio mi piace, cioè nel senso che Bravo, non Francesco chiede, giusto, 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 ma chi utilizza la cannabis può guidare? Cioè ci sono controindicazioni è. Sì, nella guida? purtroppo la legge è manichea, cioè nel senso che mentre per l'alcol si sono stabilite delle tabelle alcolimetriche, gli attuali metodi di dosaggio della cannabis, per esempio anche per i toxic test che si fanno nei pronti soccorsi, sono dicotomici, cioè il sistema avverte la presenza o l'assenza della sostanza, non ci dice la quantità. Per cui uno può rischiare, anche prendendo una cannabis a bassissimo contenuto di THC, che quel giorno, o l'iscrizione urinaria, questi test vengono fatti prevalentemente sull'urina, era maggiore, eccetera. E quindi purtroppo la legge italiana dice che finché, mentre non dice niente riguardo gli oppiacei, cioè io posso prendere moltissimo un oppiacio per il dolore, per altri motivi, e poter guidare, per la cannabis hanno iniziato a fare una caccia alle streghe del paziente che fa anche uso di cannabis terapeutico. Per cui noi siamo costretti ogni volta che facciamo la prescrizione a far firmare un warning, diciamo un consenso informato, in cui diciamo al paziente: senti, io ti dico che tu puoi fare quello che vuoi, però la legge italiana dice che finché farai uso di cannabis terapeutica, per la legge italiana non puoi guidare. Quindi io ti avverto. Esatto. Beh, Purtroppo potrebbe succedere, a me non mi è mai successo in 4 anni, che qualche paziente potrebbe avere qualche problema anche dal punto di vista assicurativo, perché purtroppo in Italia, è una cosa che dico anche, diciamo, come utente, si fa a caccia di quelle assicurazioni dove si paga di meno. Quelle assicurazioni si pagano di meno sono quelle che fanno poi più la rivalsa, cioè nel momento in cui c'è un incidente, loro cercano di non pagare, se pagano fanno la rivalsa dice tu non potevi guidare quel giorno e Per quindi oh, sei tu che paghi, cioè io pago a chi ha investito, però adesso prenderò i soldi da te. Esatto, però tu dicevi prima che effettivamente può dare dei problemi, sonnolenza, giramenti di testa, quindi insomma va da sé che se uno non sta bene non si mette alla guida, almeno io questo Certo, credo, cioè insomma. ma ognuno di noi è cosciente, è come quando si va Esatto. anche con gli amici a fare una cena. Se uno non Per mi sente fare di bere, la poltoria non io bevi. dico all'amico: guida tu, senti, io forse ho bevuto un po' Bravo, troppo. bravo. Ma quindi questa terapia poi non si prende solo la sera, quindi, perché tu No, dicevi poi alla fine si prende o 2 o 3 volte al giorno. due o tre volte al giorno, quindi Sì. devi prenderne parecchie, rimani intontito No, tutto il parecchia no. Allora, in realtà noi facciamo una titolazione, cioè iniziamo a capire quando il paziente riesce a avere il massimo beneficio col minimo degli effetti collaterali. Spesso poi ci fermiamo là. Ok. Quanto tempo dura la cura? Cioè uno la può pre deve prenderla per sempre, a un certo punto si deve fermare, come funziona? Allora, io vedo che il paziente ha bisogno di un minimo di terapia. La mia Minimo paziente di dire? zero attualmente prende pochissime gocce, prende 4 gocce la mattina e 4 gocce la sera. E c'è la mia più vecchia paziente, che poi insomma ogni tanto ci siamo diventati anche amici, perché alla fine È avuta una frequentandoci in ambulatorio, prima o poi insomma anche ferma il perché tremore essenziale anche un po' la cannabis, perché io ho visto che lo Xanax nel aiuta. tremore, sì, diciamo che c'è tutto un mondo poi riguardante gli aspetti neurologici, cioè del Parkinson, anche del tremore essenziale, e poi di quella famosa sindrome delle gambe senza riposo, che spesso coesiste con la fibromialgia. Cioè i pazienti molto spesso insonni o che dormono poco, nelle fasi di dormiveglia hanno questa irrequietezza degli arti inferiori, che si chiama sindrome delle gambe senza riposo, e questa spesso risponde positivamente alla cannabis. Ok, poi questi invece Queste, vabbè, queste sono. sono un po' le indicazioni attuali in cui gli studi fatti dicono che la cannabis ha un minimo di evidenza scientifica. Come si vede, soprattutto all'inizio, l'epilessia e la fibromialgia. Poi c'è tutto il mondo delle malattie infiammatorie crooniche, Malattie infiammatorie, intestinali, delle sindrome malattie croniche. ansioso-depressive, ripeto. Allora, sono
Sulla depressione, certamente, sull'ansia c'è, cioè, quel distinguo che dovevamo fare. Poi sulla sindrome d'astinenza nelle dipendenze, perché molti pazienti cercano, insomma, riescono a trovare comunque una certa soddisfazione anche con poca cannabis a questi disturbi che avevano, perdendo l'uso di droghe tipo gli oppiacei, eccetera. E poi beh, la spasticità, la lesione midollare, eccetera, eccetera. Sono tante comunque le malattie dove si interviene con la cannabis e aiuta. Sì, sono sì. Tante davvero. Qui c'è un medico che potresti essere, sì, tu, che la prescrive. La prescrizione della cannabis è un po' particolare, perché in realtà, anche qua un po' dissociata, diciamo, perché in realtà sulle ricette che si fanno private, oppure anche quelle di pubblica, in realtà, non va indicato il nome del paziente. Quindi bisogna usare una sigla, un algoritmo, anche se poi il farmacista chiederà fior di documenti a chi, al diretto interessato, a chi ritira il preparato. Quindi diciamo che è un po' particolare. Sì, insomma, non è come andare a comprare, che ne so, l'aspirina, ecco, per dirla banalmente. Ma diciamo che rispetto agli oppiacei, quelli là di alto grado, cioè quelli là, è più facile, cioè non c'è bisogno del famoso ricettario, triplice copia, eccetera, eccetera. Tutti i medici possono prescrivere cannabis, cioè non c'è bisogno di una specializzazione per la legge italiana. Queste sono le principali forme di cannabis che sono in commercio, che possono essere dispensate dai farmacisti italiani. Come si vede, Olanda è leader, e c'è tutte queste che iniziano per BED. In realtà la società che ha partecipazione statale olandese si chiama Bedrogan, e da la principale anche varietà di cannabis, quella lì con più alto contenuto di THC, come vediamo intorno al 22% omonima, però ci sono altre varietà con contenuti di THC lievemente inferiori: il betrobinolo, il bediol, il bedica e il bedrolite. La bedica, come si vede, è una delle poche cannabis commercializzate in Italia che non viene dalla varietà sativa, che è la varietà più diffusa di cannabis terapeutica, ma la varietà indica, e ha un contenuto di terpeni un po' particolare, ha un'azione più incisiva soprattutto sul sonno e soprattutto sui disturbi cefalalgici. Io la uso molto nelle cefalee, la bedica. E poi ci sono i due fanalini di coda italiani, l'FM1 e l'FM2. Anche l'Italia produce cannabis all'interno del casermone, come si chiama, dello stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze, ma ne produce effettivamente pochissima. Si può dire che l'FM1 è veramente visibile la produzione. L'FM2, che è simile al bediol, se ne produce un po' di più, però in realtà è assolutamente la produzione insufficiente rispetto al fabbisogno nazionale. Certo, ma perché se ne produce poca? Se ne produce poca perché innanzitutto la caserma dello stabilimento chimico ha dedicato solo una piccola parte, c'è una serra, io l'ho visitata pure, una serra dedicata alla coltivazione di cannabis. E se ne produce poca perché iniziò come una produzione sperimentale, poi praticamente non si è aumentato dopo che si è diffuso molto l'utilizzo della cannabis, questa produzione è rimasta così. Insomma. Questo è l'estratto. Questo è il famoso olio di cannabis, l'estratto in olio. Esistono, l'olio di oliva è considerato il solvente ideale dalla maggior parte dei farmacisti italiani per la cannabis, alcuni però utilizzano invece l'olio di cocco. Poi, per una questione di compatibilità e di natività, si sta utilizzando anche l'olio di canapa. Facciamo un distinguum perché ci fa molta confusione. In realtà i principi attivi che noi utilizziamo non sono contenuti nell'olio di canapa di per sé, ma nei fiori della canapa. L'olio di canapa, quello che si vende, va bene, contiene gli oli e quei semi che si danno agli uccellini, che stanno presenti nel mangime degli uccellini, vanno bene, diciamo, per abbassare i trigliceridi e il colesterolo. Ah, fantastico. Però non hanno un effetto terapeutico. In questa foto si usa realmente poco per fare la cannabis, non è tanto la foglia quanto il fiore. Il fiore con la sommità. Sì, quindi in effetti
questo. Perciò anche c'è un po' un costo, perché di tutta una pianta in realtà si prende proprio il cuore, diciamo, della pianta. Esatto, e quindi poi non producendone tanta, probabilmente lievitano i costi anche per quel motivo. Sì. Sicuramente. Questa è una boccetta di olio, deve portare per legge soprattutto anche chi l'ha prescritta. E deve portare la concentrazione dei principi attivi, la volumetria a chi va somministrato e chi la fa uscire dalla farmacia, quindi un po' sì, tutto un portafoglio. Il farmacista, ci sono questi, il farmacista, il paziente e il medico prescrittore. Questo, esatto, da un lato permette anche in caso di controlli, verifiche, c'è un grosso problema riguardo, grosso insomma. Poi con il tempo anche quello si è un po' smussato riguardo il trasporto negli aerei di queste bottigliette. Probabilmente. Cioè bisogna riempire, esistono dei moduli già a cui si associa poi il piano terapeutico. In genere fanno passare. Questo è un facsimile delle ricette. Come si mette? Cioè, quindi non si indica, vede, il codice numerico alfanumerico del paziente, non mai scrivere il nome e cognome. Si può mettere l'età e il sesso, anche se l'età e il sesso sono considerati facoltativi, non è strettamente necessario scrivere nome e sesso. Poi la varietà di cannabis, la concentrazione dell'estratto, il genere standard del 10%, il volume concedibile. La ricetta vale 30 giorni compreso quello di spedizione. Ok, questa è una signora, questa è la signora Elda, e questo è il giorno del suo compleanno, e alla fine della sera, prima di 85 anni ha la signora Elda, spegnere le candeline, ha voluto prendersi la cannabis, lei prende due varietà, Betoride e Betoga. Qua siamo io e mia moglie in una piantagione di cannabis che è un vanto dell'Abruzzo. L'Abruzzo è una delle regioni in cui ci sono maggiori piantagioni di cannabis terapeutica in Italia, anche per la questione del clima, dei venti, eccetera. Una cosa importante è che la maggior parte degli insetti non impollina la cannabis. Per cui la cannabis, le piante maschie devono stare in vantaggio di vento per impollinare le piante femmine. Tant'è vero che, per esempio, nella serra dell'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, non potendo sfruttare il vento naturale, ci sono delle pale rotanti che fanno il vento e fanno perché questo insomma effetto. il vento serve, quando non c'è lo si fa anche chimicamente, Sì. ecco, insomma interviene l'uomo per portare il vento. Va bene, Attilio, che dire? Grazie per questo viaggio all'interno di una piantagione di cannabis e per averci spiegato un po' esatto come funziona. È sempre molto interessante chiacchierare con te, veramente. E poi Poi mi come. riprometto di parlare anche più in là invece degli impieghi in cure palliative. Le cure palliative, sì, perché c'è, insomma, poi ultimamente mi sto occupando di, sto sentendo altre malattie rare, domani parlo della sindrome di Sjögren, Sì, quindi insomma c'è dolore anche dappertutto. reumatologico, quindi. Dove ti giri c'è qualcuno che non sta bene e insomma sapere che ci sono piante come la cannabis che la usava anche Gesù. Per aiutare chi soffriva, perché io la vedo più così. Vediamo, aspetta che qui c'è un papiro. Ah, sono in cura col dottor Calvanese dal 21, la fibromialgia è refrattaria e sto usando il Bedacoran, vabbè, da alcuni mesi. Dopo la fase iniziale in cui il mio corpo è faticato ad abituarsi, posso dire che dividendo la quantità di gocce durante la giornata ho avuto un miglioramento. Grazie dottore, un saluto a tutti. Grazie a te per aver condiviso con noi appunto questo tuo pensiero, grazie, molto interessante. Grazie dottore, grazie Lisa, grazie a te Francesco. Dottor Galvanese, la prossima volta, un'altra volta ne facciamo uno con gli amici di Libellula Libera, quindi Va con bene, d'accordo. Grillo, sei il nostro ospite, che noi ogni 2 mercoledì ci vediamo.
Quindi così parliamo ancora di fibromialgia, insomma, magari anche con un altro reumatologo, vediamo David Puttini piuttosto che professor Quaccioli. Vediamo di organizzare insieme a Francesco. Che dire, grazie, ti auguro una bellissima serata. Tu sei stato a Grazie Como, com'è andata qua che sei venuto dalle mie a tutti. parti? Bene, molto bello. Devo dire la verità che anche mia moglie, che un po' le piacciono comunque i posti dove si vede l'acqua, il mare, ha detto qua ci potremmo vivere anche tutto l'anno, Il lago veramente. è bello, è vero, il lago di Como è molto bello, Sì, anche il lago sì. Maggiore, sì. Bei posti. Va bene, dai, ti saluto davvero, la prossima volta con le cure palliative. Ok, buonasera a tutti. Un bacio, ciao. Buonasera, ciao.